al processo di tipo camerale, anche di superare questa obbligatorietà, fatto salvo quelle esigenze che verranno rappresentate in particolare in relazione a particolari tipologie di ricorsi per Cassazione nei quali vengano richieste anche la presenza in udienza, ma la possibilità reale di abbattere questo stock è data da questo tipo di articolo che introduce uno strumento più rapido e che a detta anche di tutti gli esperti che abbiamo anche potuto consultare, consentirebbe di abbassare notevolmente il contenzioso in termini sia di volume che di rapidità del giudizio. Grazie, non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione l'emendamento 1 bis.67. Colletti, parere contrario, Commissione Governo, favorevole del relatore di minoranza. È aperta la votazione. Murer. Folino. Okay. Latronico. Speranza. Epifani. Vazio. Martella. Ok, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'1 bis.68. Colletti. Se nessuno chiede di intervenire. Ha chiesto l'onorevole Colletti, scusi, non avevo visto. Prego. Sì, giusto per dare una risposta all'intervento del sottosegretario Migliore. Noi sappiamo benissimo che questo intervento è stato richiesto dai magistrati di Cassazione, anzi più precisamente è stato richiesto già a gennaio dal primo presidente. E sappiamo bene che ovviamente chi ha fornito questi emendamenti sarà stato sicuramente, non dico Canzio, ma qualcuno dentro la Corte di Cassazione che aveva scritto materialmente questi emendamenti. Ciò però non toglie che si toglie un diritto costituzionale alle parti, quello almeno di essere sentiti, e che quindi potrebbe violare CEDU, Corte Costituzionale. Però io impongo un altro problema per quanto riguarda sia la Corte di Cassazione che il Consiglio di Stato al Governo. Visto che dite ci sono troppi ricorsi e lavorano troppo questi magistrati di Cassazione e Consiglio di Stato,